reinventarsi dopo un infortunio e ricominciare con un nuovo lavoro è possibile. A raccontarsi questa volta sono Franco e Salvatore, oggi assunti come aiuto cuoco in una cooperativa che si occupa di inclusione nel settore della ristorazione. Storie diverse, ma unite dalla stessa voglia di ricominciare e dalla stessa determinazione. Storie che conosce bene Stefania De Luca, assistente sociale INAIL della sede territoriale di Palermo. Franco ha subito un infortunio sul lavoro nel 2002 mentre svolgeva l'attività lavorativa di autista di mezzi pesanti. Per la rottura improvvisa dei freni del mezzo è precipitato da una scarpata. Quando l'ho incontrato per la prima volta in sede mi ha raccontato della lucidità con cui si è cercato di dare aiuto con la sua stessa cintura bloccando l'arto inferiore gravemente leso. Salvo ha subito un infortunio sul lavoro nel 2012, mentre svolgeva l'attività lavorativa di operaio specializzato in impermeabilizzazione in quota. È caduto da un'altezza di circa 5 metri, riportando una lesione midollare. Mi ha colpito la sua voglia, il suo slancio di riprendere in mano la sua vita. L'equipe multidisciplinare della sede INAIL di Palermo li accompagna in un percorso di ripresa della vita sociale. Le loro strade si incontrano in un laboratorio di cucina organizzato dall'INAIL. È così che Franco e Salvo si conoscono. Salvo ci racconterà della sua decisione di iscriversi alla scuola alberghiera, ma prima ascoltiamo Franco che ha scoperto, grazie al progetto dell'INAIL, la passione per la cucina. Un giorno vado all'INAIL e la dottoressa De Luca, come al solito, mi propone qualcosa di nuovo. Questa volta un corso di cucina. In un primo momento non volevo andarci, poi invece mi sono convinto e ci sono andato. Una volta arrivato là poi mi è piaciuto la situazione com'era e siamo andati avanti per un paio d'anni. Ho riscoperto una passione che nutrivo da piccolino, cioè quella della cucina. Tutto ciò mi ha portato a rimettermi in gioco. Mi sono riscritto a scuola, frequentando un corso serale. Dopo 3 anni di studi ho conseguito il diploma all'alberghiero, ho completato quello che è il mosaico della mia vita, reintegrandomi nel mondo lavorativo. Salvo e Franco sono stati assunti in una cooperativa che si occupa di inclusione nel settore della ristorazione. E l'INAIL ha realizzato per loro 2 progetti di reinserimento lavorativo per nuova occupazione, con abbattimento delle barriere architettoniche e adattamento degli ambienti di lavoro e formazione. Ce ne parla Lucia Lauro, della cooperativa Rigenerazioni. Ho conosciuto Salvatore perché doveva frequentare l'alternanza scuola-lavoro e quindi subito notammo questo suo desiderio di reinventarsi una nuova vita. Franco invece l'ho conosciuto grazie all'INAIL. Franco è una persona che apparentemente può sembrare magari un po' burbera all'inizio, però poi invece ha un'ironia, una simpatia che ci ha veramente subito conquistati. I progetti che vengono realizzati dall'INAIL insieme alle aziende sono dei progetti che invece mettono al centro la persona, le abilità che la persona può mettere in campo all'interno del lavoro. Un nuovo lavoro, l'INAIL è sempre al loro fianco e oggi Franco e Salvo sono tornati ad essere parte attiva della società. Una nuova occupazione dopo un infortunio può diventare così parte del percorso di rinascita personale. In controfreganza sono stato assunto il 31 agosto dell'anno scorso. È stato molto importante perché stando a casa senza fare niente mi annoiava tantissimo la cosa. Sono una persona abituata a lavorare, perciò per me è il lavoro dalla vita praticamente. Sappiate che in ognuno di noi ci sono insite delle potenzialità e delle risorse che noi stessi alcune volte non sappiamo neanche di avere.